Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Sistemo un attimo, scusate. Come state? Così è meglio. Allora, oggi sarà un vlog un po' particolare perché in occasione del 1° novembre. Insomma, volevo un po' raccontarvi la mia esperienza. Allora, da dove cominciare? Tanto bevo. Mi hanno portato anche i trucchi qua, ma non importa. Non mi interessa, è un argomento importante questo. Allora, la mia storia inizia nel 2004, quando mia mamma scoprono un tumore al seno. Una malattia che è durata 4 anni. Gli avevano detto appunto che più che altro l'hanno detto a mio papà, non tanto a lei. A mio papà l'hanno detto, sì, che praticamente c'era un'aspettativa di vita di 4 anni. E mi ricordo che mio papà mi ha raccontato che quando sono andate a fare una visita di controllo, a un certo punto il medico ha fatto l'errore, secondo noi, di mandare fuori mia mamma e di tenere dentro in ambulatorio mio papà. In quell'occasione mi hanno detto appunto, guardi che la cosa sta degenerando, cioè, gli do 4 anni di vita. Ecco. Quando poi sono usciti dall'ambulatorio, mia mamma gli ha chiesto, ma cosa vi siete detti? Mi dica la verità, quanto mi resta da vivere? E il medico gli ha detto, ma no signora, no, non si preoccupi, no, non abbiamo parlato di questo. Ora io dico, tu la mandi fuori. Di cosa dovevi parlare in sua assenza? Non si fa così. Poi mi ricordo, no, mi si è gonfiato la luce? Vabbè. Mi ricordo che un giorno sono andata insieme a loro ad Aviano e lei per un momento aveva interpretato male il risultato dell'esame del sangue e pensava che la terapia avesse funzionato, poi si è accorta che non era vero, si è messa a piangere come non so cosa, e, insomma, anche là un altro colpo. Poi cosa mi ricordo? Mi ricordo che siamo andate io e lei dalla dottoressa, ecco, e in studio, cioè in sala d'aspetto, c'erano delle persone che parlavano di un signore che era morto di tumore. Lei, cioè io gli ho visto proprio gli occhi spegnersi e voleva scoppiare a piangere, ma non l'ha fatto poi in macchina con me. Ma io dico, ma quante persone stupide ci sono in giro? Ma tu non puoi sapere com'è la situazione di quella persona lì. Perché devi parlare di uno che ha un tumore ed è morto? Ma perché? Ma un minimo di sensibilità, io non lo so. Vabbè. Vabbè, poi cosa mi ricordo ancora? Vabbè, rispondo dopo i messaggi. Mi ricordo che a un certo punto lei non riusciva più a mangiare, non riusciva. Mi sono appena resa conto che raccontando queste cose sto facendo anch'io quello che hanno fatto quelli dell'ambulatorio. Perciò mi sa che consiglierò all'inizio del video di non guardare questo video. Se si è troppo sensibili. Cosa stavo dicendo?
Oddio, ho perso il filo. Ho perso il filo. Non riusciva più a mangiare perché gli si era stretta la gola e quindi non riusciva più a deglutire. E riusciva solo a malapena bere liquidi. Mi ricordo che un giorno sono andata all'ospedale con mio papà e gli abbiamo portato non so cosa, tipo una minestra, penso, e lei se l'è divorata. Solo liquidi riusciva a mandare giù. Aveva fame, aveva fame. La alimentavano ovviamente con il sondino, insomma, o come si chiama. Mi ricordo cioè io vi dico tutto, è un modo anche per me di sfogarmi e di ricordare tutto quello che è successo, perché non si deve dimenticare, secondo me. Mi ricordo che quando era in ospedale, una signora vicino a lei, insomma, ricoverata come lei, era proprio a fianco al suo letto è morta, insomma. E lei ha assistito a tutto, era lì, insomma, è stato pesante per lei soprattutto, ma anche per me quando sono venuta a sapere queste cose, cioè anche per mio papà ovviamente, insomma, sono robe brutte, davvero brutte. E poi vabbè, la situazione è degenerata, l'hanno portata in terapia intensiva. Da lì ha proprio anche perso la parola, non riusciva a parlare. Comunicava con noi scrivendo su una lavagna, scrivendo. Noi dovevamo muoverle la mano e lei scriveva come poteva. Vedete, mi raddrizzo. Vabbè, fatto sta che poi il 18 marzo, no, sì, 18 marzo 2008 è morta il giorno dopo era la festa del papà. Pensa a te. Che bella festa del papà. E vabbè, e lei è andata così, altre cose non me le ricordo. Vabbè. Poi, cosa è successo? Che io avevo tre nonni, entrambi da parte di papà. Allora, adesso non mi ricordo la cronologia dei primi due, chi è morto prima, chi è morto dopo. Fatto sta che, insomma, muoiono di vecchiaia, c'è poco da dire, qua erano ultra novantenni, i loro problemi, eccetera. Allora, la nonna, quella vera, poi vi racconterò anche questa storia, perché devo andare a fondo di questa storia, si chiamava Elena Cadamuro e era del 1916, è morta quasi centenaria, si può dire. E invece mio nonno Attilio, che in realtà era lo zio di mio papà, e anche lui ultra novantenne, in seguito a una serie di ictus, insomma è morto in casa lui, da me. E se ne sono andate anche loro. Io, vabbè, non dico niente. Vabbè, lo dico. Qualche tempo dopo, della morte di mio nonno, ho iniziato a sentire la mattina alle 9 precise della mattina per più giorni consecutivi, un uomo che mi chiamava. Mi chiamava per nome. E io ero a letto e per più giorni consecutivi sento questa voce maschile che mi chiama, però non l'ho riconosciuta, cioè non sembrava essere la voce di mio nonno, e anzi non lo era, non era la voce di mio nonno. Perciò, ok, una mattina ho detto vabbè, la seconda ho detto ancora, ma mi chiamano, va. La terza ancora,
Ma papà, ma mi hai chiamato tu per caso? Che stavo ancora dormendo, non ho riconosciuto la voce. E lui mi ha detto: no, non è. Boh, io non ho sentito niente, mi fa. Ma è 3 mattine che mi chiamano, sento la voce di un uomo che mi chiama e che veniva da fuori, non da dentro casa, da fuori. Io non ho sentito. Niente, a un certo punto, non so se era mattina, forse era mattina, sì. Nel dormiveglia mi sento accarezzare come una mano gelida che mi ha toccato questa guancia. Io ho fatto così perché pensavo fosse una mosca, non so, pensavo mi fosse caduto qualcosa addosso. E non c'era nessuno nella stanza. Quindi io penso che sia stato mio nonno che mi abbia voluto salutare. Ecco. Invece per quanto riguarda mia mamma, una delle mie zie ha iniziato a ricevere dei segnali. Ogni tanto gli compariva da qualche parte un cuore, tipo nel vetro della finestra, oppure se trovava un sasso lo trovava a forma di cuore. Robe così. Arriviamo a mia nonna, che in realtà sarebbe una zia di mio papà, e lei è morta fatalità, anche lei di tumore al seno, ultra novantenne però, e lo stesso identico giorno di mia mamma, 18 marzo, esattamente 10 anni dopo. Ok? Non so cosa possa voler dire, non lo so. Forse fra di loro, anche se insomma hanno avuto un po' di battibecchi, ma risalenti i primi anni del matrimonio, forse fra di loro c'è una connessione, un qualcosa di mistico, non lo so. Voi che ne pensate? Fatemi sapere le vostre esperienze in tal senso. Anche lei, appunto, morta di tumore al seno, e non so cosa dire di lei in realtà, perché anche lei è morta ultra novantenne, cioè si è vissuta la sua vita, ha avuto un intervento al cuore importantissimo, gli hanno rotto il torace qua, è vissuta come una persona normalissima. Mio nonno e mia nonna avevano una salute di ferro, una roba impressionante. Vi giuro, le prime rughe le ha avute ultra novantenne. Lei fino a una settimana prima di morire non ha avuto rughe, ma non lo so, genetica certamente, genetica, punto, perché a livello di alimentazione anche lei era abbastanza in sovrappeso, mangiava, non si è fatta mancare niente. Ecco, l'unica cosa che mi viene in mente a riguardo è che lei usava sempre e solo la crema Nivea, quella rotonda col tubetto azzurro. Basta. L'altra invece, mia nonna, usava la Venus, ma avevano una pelle assurda, altro che il siero, lifting, antirughe. Ma che? Ma che? Ma che? A parte che. Forse, ecco, avendo vissuto nella povertà, loro hanno mangiato solo le robe dell'orto, ecco, quello che coltivavano in casa. Mica c'era la Nutella una volta, o il Ferrero Rocher, e se c'era non potevano permetterselo. Ecco, quindi da oggi si mangia sano. Sì, le ultime parole famose. Vabbè, fatto sta che a un certo punto si ammala anche mio papà. Tumore al cervello, una massa gigante che i dottori dicevano mai vista prima una roba del genere. È
stato operato due volte. Adesso non ricordo i dettagli. La seconda volta sono andati su per il naso. La prima volta sono partiti da dietro, se non ricordo male. E qua c'è tutta una roba da raccontare, ragazzi. L'incubo infinito. Perché a parte i problemi di salute che lui aveva, che non sto... Cioè, tipo, una volta gli ho chiesto aiuto per appendere un quadro, lui me lo teneva qua sulla parete e a un certo punto le mani hanno fatto così. Mi hanno detto, prendilo, prendilo. Mi ha detto... Prendilo, prendilo che non lo reggo. Io l'ho preso, lui si è nascosto in una stanza e ha iniziato a fare così perché aveva dolori, mal di testa. Poi cadeva, andava, che ne so, in posta e cadeva. E poi tossiva spesso anche per la quantità di medicine che prendeva. E poi aveva un'ulcera alla gamba, aveva il diabete. Dormiva tanto, mi ricordo che dormiva tanto, soprattutto negli ultimi tempi, era sempre a letto, dormiva. Ha passato 3 mesi in ospedale, forse anche di più, perché in seguito al secondo intervento ha avuto un'infezione importante, diciamo così, in poche parole, che gli ha colpito tutto il corpo e quindi all'ospedale di San Donà sono riusciti, il primario è riuscito a trovare il mix giusto di medicine insieme anche a mio cugino Massimo, che mi ha aiutato tanto. Per farlo tornare in qua, cioè, e ci sono riusciti. Ecco, e quindi lui era vivo per miracolo, però era schiavo di quel mix di medicine. Lui prendeva, non so, una roba come 10 medicine al giorno, forse anche di più. E a un certo punto ha chiesto a questo dottore, questo primario, ma io, cioè, non ce la faccio più a prendere tutte queste medicine, posso toglierne qualcuna, e questo gli ha risposto: se vuole morire. Poi mi ricordo che a un certo punto noi facevamo colazione insieme in cucina. A un certo punto lui ha iniziato ad andare a fare colazione da solo in salotto. Lui prendeva delle medicine durante la colazione, prima e dopo la colazione. Quindi lui in salotto, io in cucina, non riuscivo più a vedere se lui continuava a prendere queste medicine. Fatto sta che ha avuto un crollo. La situazione è peggiorata. Secondo me ha iniziato a non prenderle più. È degenerata la malattia. Ha iniziato a non prendere più le medicine. O entrambe le cose, perché magari degenerando la malattia si dimenticava di prenderle e è successo il patatrac. E una mattina, durante la colazione, fatalità quel giorno, eravamo insieme, per fortuna che ero a casa. Sviene, durante la colazione sviene. Prima di cadere, io mi ricordo, lui ha fatto così, stava bevendo, mangiando le sue fette biscottate con il tè, ha fatto, io ero di fronte, così, ha tirato gli occhi, come se avesse avuto una scarica elettrica, si è buttato in parte, ha sbattuto la testa. È caduto indietro, proprio per terra, a pancia in su. Però si è svegliato subito. Mi ha gli occhi aperti e gli ho detto: papà, papà, cosa è successo? Cosa succede? E lui mi ha detto:
Beh, cosa è successo? Ma com'è? Ma sei caduto? Sei a terra? Davvero? Aveva la tempia sanguinante. E insomma, ho chiamato l'ambulanza. La prima volta che chiamavo l'ambulanza, una delle tante. Lo portano via, insomma, lo ricoverano per qualche tempo, qualche ora, e poi il pomeriggio alle 3 sono andata a prenderlo. Ok. Volevo dire un'altra cosa che... Ah, sì. Non mi ricordo se prima o dopo di questo episodio, probabilmente prima, una mattina mi alzo e vedo tutta una scia di sangue. Ma importante, dal bagno fino al letto di mio papà. No, era. No, questo penso che fosse prima del secondo intervento. Prima del secondo intervento. Lui aveva perso un sacco di sangue dal naso perché è il cervello, no? Che comprime gli occhi. Infatti, lui iniziava a non vederci bene e poi il sangue scende da qua. Quindi non vi dico, ragazzi, cosa ho vissuto in quel periodo, una roba assurda, non auguro a nessuno. Ti svegli la mattina e vedi sangue, nasce un fiume, ma tanto, ragazzi. Vabbè, ok, andiamo avanti. Insomma, lo riportano a casa e lì da quel momento lui inizia a dormire, 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 dormire. Tra una cosa e l'altra chiamo l'ambulanza almeno altre 2 volte e me l'hanno sempre rimandato a casa. Ho ancora i verbali del pronto soccorso. Dell'ultimo giorno in cui sono venuti a prenderlo. Allora, io vado fuori al mattino presto, poi torno alle 9 e mi trovo chiusa fuori. Ok? Mi trovo chiusa fuori e mio papà non rispondeva, non rispondeva, quindi io pensavo fosse morto. Tra l'altro c'erano anche lavori in corso, quindi ho chiesto agli operai, un altro paio di stupidi, di smettere di trapanare perché non sentivo se mio papà mi rispondeva. Loro hanno smesso per 10 secondi, poi hanno ripreso i 4 deficienti degli operai. Ecco, gli ho anche spiegato il motivo. Potete smetterla che non sento mio papà se mi risponde? Ecco, almeno, cioè voglio dire, scendi e vieni a darmi una mano, no? No, vero? Vabbè. La madre degli stupidi è sempre incinta. Insomma, chiamiamo l'ambulanza, arrivano ovviamente anche i vigili del fuoco, anche loro, vabbè. Riusciamo ad entrare in casa, quando vedono che mio papà era semplicemente a letto che dormiva, sento uno dei vigili che fa un'esclamazione, adesso non mi ricordo più quale, ma come per dire, ma guarda, siamo venuti qua per sta cavolata, ok? Vigili del fuoco, complimenti, siete schifo. Fatto sta che, allora, la situazione era questa, mio papà era a letto, gli ho spiegato, è successo così e così e così, ho spiegato ai dottori, alla dottoressa, vuole vedere la sua laurea, comunque vabbè, è successo questo, è successo quest'altro. Lui la sera prima che cosa ha fatto? Perché è successa una roba importante. Allora, io stavo guardando la TV. Viene da me tutto piangente, proprio agitatissimo, ultra agitato,
mi fa: Roberta, 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 no, papà, cosa c'è? Cosa è successo? Mi voglio coparne, cioè, mi vogliono uccidere, mi vogliono uccidere. Ma chi? Ma è entrato qualcuno in casa? No, ma vogliono uccidermi, vogliono uccidermi. Ascolta, vieni qua, siediti, calmati, non è successo niente. Ma vogliono uccidermi, vogliono uccidermi. Ma un pianto disperato, agitatissimo. Allora gli ho dato un po' di acqua e gli ho detto: senti, rimani qui, calmati, rilassati. Non è entrato nessuno, cioè, hai fatto un sogno, hai sognato probabilmente. No, vogliono uccidermi. Vabbè, fatto sta, si è calmato. E io, mi pare che fossero le 2 di notte, e ho detto: senti papà, andiamo a letto, no? No, 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 io resto qua. Vabbè, è rimasto lì in poltrona. Io sono andata a letto, 2 ore dopo mi sveglio, erano le 4, e vedo ancora la luce del salotto accesa. Ma non mi mette ancora agitazione pensare a una roba del genere. Allora, perché mi sono presa spavento. Avevo paura per me. Comunque. Vado in sala e vedo lui seduto sulla poltrona che mi guarda così. Uno sguardo cattivo, diabolico, verso di me. Come se fosse in un altro, non in un altro pianeta, in un'altra dimensione, non so. Ho detto: papà, che c'è? Perché mi guardi così? Mi sono allontanata, io mi ero avvicinata alla poltrona, ma mi sono allontanata verso la porta, a distanza di sicurezza, perché avevo paura davvero che mi scattasse in piedi, mi prendesse per di qua, mi facesse male. Ok, questo era lo sguardo, la sensazione che ho avuto io, quindi pensate che razza di sguardo aveva, fuori dal mondo, ok? E mi fa: dov'è la mamma? Cioè, io non sapevo se dirgli che era morta, capito? Ma come, dov'è la mamma? Sì. Mamma è venuta qui e mi ha detto che sarebbe tornata, però non è più tornata. Ah, gli ho detto: va bene, tornerà, no? Comunque dai, adesso vieni con me, andiamo a letto. Vabbè, insomma, si è alzato, io sempre a distanza. E continuava a dirmi: ma Roberta, fa una roba, tieni le chiavi della porta per fuori, che così lei quando torna si apre da sola, se no, se andiamo a letto tutte e due, lei come fa ad aprire? Perciò c'era anche un minimo di ragionamento in tutto ciò. Non faceva una piega, giustamente, noi due andiamo a letto, lei come fa a entrare? Vabbè, me l'ha detto per 2 o 3 volte. Io vado a letto, mi metto sotto le coperte, lui viene di nuovo da me e mi dice: Roberta, hai messo le chiavi per fuori. Ma per cosa, papà? Perché la mamma, se no poi come fa a entrare? Oh, madonna mia. Vabbè, sì, le ho messe per... adesso le vado a mettere per fuori, insomma. Madonna, qua è tornata la malattia. Tutto questo... io gliel'ho detto alla dottoressa il giorno dopo, quando è venuta insieme con i vigili del fuoco, ok? Anno di Covid, tra l'altro, tutti distanti con mascherina, anche questo ha inciso. E... fatto sta che nel verbale del pronto soccorso c'era scritto...
Allora, quando l'hanno portato in ambulanza, ovviamente lui ha fatto le scale in autonomia senza la barella, però era sorretto da tre persone, non era autonomo, ok? Sul verbale hanno scritto che neanche codice rosso, codice verde che lui è sceso le scale da solo, invece non era vero, e codice verde è un cavolo, perché tu, dottoressa, che addirittura sei in pronto soccorso, quindi dovresti essere ancora di più in grado degli altri di capire la gravità della situazione, tu non hai riconosciuto una persona che stava davvero male. Ok? Fatto sta che questa dottoressa, dopo la mia lettera di sfogo, diciamo così, al direttore del pronto soccorso, forse anche gli infermieri che erano con lei hanno testimoniato, hanno parlato, fatto sta che l'hanno mandata via. Però io dalla direttrice del pronto soccorso mi sono sentita rispondere che io ho fatto accuse, che praticamente mio papà non è morto a causa loro, che così, che colà, ma io... Io non vi ho accusato della morte di mio papà, vi ho solo scritto che voi dovevate rendervi conto della gravità della situazione, perché se dopo un mese dal vostro intervento mio papà è morto, vuol dire che già all'epoca la situazione era grave e voi me l'avete rimandato a casa per tre volte perché secondo voi era codice verde. Ok? Una delle volte in cui sono andata a prenderlo, non potendo entrare perché c'era il Covid, io ho parcheggiato la macchina su autorizzazione del pronto soccorso davanti alla porta, a una delle porte d'ingresso. Quando l'hanno spalancato ho visto mio papà perso perché non ci stava più con la testa, da solo, che cercava di capire dov'era. E cercava un volto familiare per andare fuori da lì. Io non potevo entrare perché c'era il Covid. Perciò che cosa ha fatto? Ho chiamato mio zio. Cercava lui. E mio zio che gli diceva, ma guarda che la Roberta è fuori, ti sta aspettando. Ma tu non puoi lasciare da solo una persona. Sono una manica di incompetenti. Adesso non so se è cambiato un qualcosa, ma all'epoca, nel 2020, erano una manica di incompetenti. Perché tu non puoi non riconoscere la gravità di salute di una persona e non puoi lasciarla solo una persona che è evidente che non ragiona, che sta male. Comunque, fatto sta che dopo un mese da questo intervento, che poi quella volta sono stati chiamati per ben due volte l'ambulanza, la prima volta non l'hanno portato via, la seconda volta l'hanno portato via. Perché abbiamo insistito io e le mie zie che venissero a prenderlo. Pensate. Fatto sta che uno o due giorni dopo, non mi ricordo, forse anche il giorno stesso, cos'era? No, il giorno stesso, perché allora la prima. Scusate, ma devo ricostruire un attimo i fatti che non mi ricordo bene bene. La prima volta non me l'hanno portato pronto soccorso, la seconda volta sì. Insomma, al pomeriggio sono riuscita a fargli fare una visita neurologica qui a San Donà, perché il martedì è l'unico giorno in cui... c'è il neurologo, all'epoca era così. Quindi, quando questa neurologa, che non era dell'ospedale di San Donà, ma di quello di Porto Gruaro, quindi il top, viva Porto Gruaro, davvero, ecco, e
L'ha visitato, ma lui stava dormendo, era in barella, dormiva, 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 finché a un certo punto questa dottoressa mi fa: guardi, la situazione va, bisogna valutarla, ecco. È chiaro che non, insomma, c'è un, in pratica dobbiamo ricoverarlo, mi fa. Guarda così. E io, sì, è quello che cerco di fare da giorni. Sì, ah, meno male, ma è meno male, ma è... Io è da giorni che cerco di ricoverarlo, non lo voglio portare a casa io. È l'ospedale di San Donà, io non mi interessa niente, io faccio nomi di luoghi, di persone purtroppo non posso perché non li conosco. Ecco, è l'ospedale di San Donà che me l'ha portato a casa. Sta gonfiando la luce ancora. Vabbè. E fatto sta che lo ricoverano. Porto Gruaro, cioè sì, lo ricovero a Porto Gruaro e io e mio zio siamo rimasti con lui fino alle 5, 5 e mezza della sera. E insomma, là cercano di fargli terapie su terapie. Annualmente lui doveva fare una RM alla testa. Però causa Covid a giugno, maggio-giugno non poteva farla, insomma anche là un altro problema, che magari se l'avesse fatta si sarebbero resi conto della gravità della situazione e non avremmo vissuto tutto quello che abbiamo vissuto in seguito. Chiusa parentesi. E niente, rimane a Portogruaro per un mese. Era il 6 di ottobre e il 5 di novembre è morto, insomma, ecco. Mi ricordo che quel giorno lui era da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, da 4 giorni era in terapia intensiva e non potevo entrare perché c'era il Covid. Ma alla fine sarei andata lì per cosa? Lui dormiva, non si rendeva conto di niente, penso. E insomma, a un certo punto ho iniziato a sentire, ad avere un presentimento. E dicevo a mia zia: guarda, giovedì succede. E lei mi dice: ma succede cosa? Non so, succede qualcosa. Io invece volevo dirgli succede che muore. Succede, succede. E infatti giovedì mattina alle 10 e un quarto mi hanno chiamato. Mi ricordo ero al vivaio, stavo acquistando il villaggio di Natale che poi vedrete o che avete già visto nel canale. Mi hanno telefonato che appunto io quando ho visto il numero ospedale di Portogruaro e avevo capito, mi dispiace comunicare che è deceduto 10 minuti fa. Io non potevo crederci, guarda lì, è arrivato un momento di shock che è durato un bel po', cioè me l'aspettavo per aspettarmela, però sai quando te lo dicono, non, è come se non te l'aspettassi, no? Vabbè, pago e chiamo subito tutti quanti, non risponde nessuno, non risponde nessuno, si vede che erano tutti occupati, ma fatalità quel giorno lì, tutti occupati, anche lascio un messaggio sul gruppo WhatsApp, perché abbiamo un gruppo WhatsApp che ho creato che si chiama Famiglia. E dico quello che è successo, mi hanno chiamato all'ospedale, purtroppo mio papà non c'è più, insomma, una roba del genere. Mi richiama una mia zia e per chiedermi come sto e gli ho detto: zia, ma hai letto il messaggio? No? Ecco, guarda che è successo, insomma, mio papà non c'è più. Devo correre all'ospedale, portargli i vestiti e fare tutto quello che devo fare. Silenzio dall'altra parte e mi fa: no, Roberto, aspetta, aspetta, aspetta. Ti accompagniamo noi, quindi sono andata su con mia zia Loretta, mio zio Cristiano,
fortuna che era una bella giornata di sole. A me questo aiuta tanto. Sono molto sensibile a queste cose, al sole, alle belle giornate, mi aiutano tanto moralmente. E insomma, siamo andati là e ce l'ha fatto vedere. E io ero già abituata a vederlo in ospedale, invece per mia zia, che per insomma, questioni sue non è mai potuta venire. Cioè, lei se lo ricordava nel letto a casa mia e all'improvviso se l'è visto sul letto di morte. Quindi è stato pesante anche per lei. Poi abbiamo detto una preghiera, ma quando lo guardavo in faccia non mi piaceva perché era giallo. Aveva una brutta espressione della bocca, non so. Vabbè, comunque ho detto due preghiere. Poi mia zia è rientrata sempre piangendo e mi fa: ma guarda, sei tu che consoli me. Vabbè, fatto sta che siamo uscite e ho dovuto firmare delle carte per la donazione degli organi e altre robe. E l'infermiera mi dice: ma guarda, hai fatto proprio bene a decidere così. Perché c'è gente che decide di non far morire, insomma, questo era il concetto, e che insomma i propri parenti restano lì a soffrire quando bisognerebbe a un certo punto anche rendersi conto della realtà e porre fine, insomma, alla loro sofferenza, no? E questo era il concetto. Io ho pensato: ma cosa sta dicendo questa? Forse, mi è venuto in mente dopo, cioè io al momento ho pensato, ma io non ho dato l'ok di niente, però mi è venuto in mente dopo, forse io al momento del ricovero, siccome in quel periodo ho firmato un sacco di roba, non ho mai firmato così tanta roba in tutta la mia vita, probabilmente una di quelle carte era inerente al fatto che se fosse successo il peggio avrei autorizzato loro ad agire, ecco, se no non penso che l'avrebbero mai fatto. Forse, ecco, ho firmato l'autorizzazione a questo e non, magari non me ne ricordavo. Ecco. E poi siamo uscite, insomma, e mi ricordo che mio zio e mia zia sono andati a vedere se c'erano, se era aperta la cella mortuaria, perché dovevamo portare i vestiti con cui vestirlo, appunto. E io sono rimasta un attimo da sola e la mi sono messa a piangere, è normale, no? E però è stato un pianto anche liberatorio, perché cioè io ho sempre vissuto, si è staccato il video, ho sempre vissuto così le perdite, nel senso, è ovvio che quando loro stanno male stai male anche tu, certamente, però scusate, ho sempre avuto anche un senso di liberazione, perché finalmente era finito l'incubo, si ricominciava a vivere, e perché mi rendevo anche conto che vivere con una persona da sola, tra l'altro, perché non ho fratelli né sorelle, 24 ore su 24 con una persona con problemi così importanti è pesante, pesante. Io non ero pronta a farlo, ecco. E perciò sono sincera, è stata anche una liberazione. Ok, è successo. È stato un periodo molto pesante dal 2004 fino al 2020, però insomma, ecco, adesso basta, punto a capo, lettera maiuscola, e si ricomincia. Cosa è successo dopo? È successo che, essendoci stato il Covid, io, come tutto il mondo, non abbiamo lavorato.
quindi non avevo soldi. Non avevo soldi messi da parte, mio papà mi ha lasciato solo 5.000 euro. Quindi sono iniziati i problemi economici. Per fortuna sono riuscita a vendere 2 anni dopo, 1 o 2 anni dopo, un appartamento che avevo, però non è che posso toccare quei soldi là più di tanto. Li tocco quando ho emergenze, tipo adesso ho installato il sistema di videosorveglianza, poi ho preso la stufa pellet, ho avuto delle spese importanti, ho pagato il funerale, insomma, però è il mio investimento per il futuro, quindi più di tanto non posso toccarli. Quindi ancora adesso non ho risolto i problemi economici, però diciamo che respiro un attimino, poco poco, ma respiro. Perciò, detto questo, iscrivetevi al mio canale, aiutatemi a farlo crescere, che aiutate anche me, seriamente, ve lo dico col cuore. E vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che si sono già iscritti, che mi sostengono, che mi seguono su YouTube e TikTok. Molti mi chiedete di Instagram, ce l'ho ma non lo uso, non mi piace più di tanto. Lo uso più che altro quando faccio i servizi fotografici, quindi roba più professionale. E ragazzi, io aspetto le vostre esperienze. Scrivetemi nei commenti qui sotto la vostra esperienza, come l'avete vissuta, se l'avete vissuta come me, se è stata più tragica. Sfogatevi, va bene? Ragazzi, è stato un piacere. Questo video è durato, penso, più di un'ora, non lo so. E niente, vi invito ad iscrivervi e a mettere un like e a condividere questo video se pensate che può essere utile a altre persone. Ciao, alla prossima!